Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vorrei farvi vedere la mia collezione di unghie finte. Ero di là, stavo mettendo a posto l'armadio e mi sono resa conto che ho tantissime unghie finte, quindi ho pensato di mostrarvele e con l'occasione vi faccio vedere anche due nail art che io ho realizzato un pochino di tempo fa, quindi non il tutorial nello specifico, ma le nail art già realizzate. Sono due nail art realizzate su unghie finte, quindi insomma, tanto che vi mostro le unghie, vi faccio vedere anche queste due nail art. Andiamo a vedere insieme tutte le mie unghie. Queste sono unghie finte trasparenti che io ho fatto in questo modo. Ho fatto la French, ho attaccato un adesivo con il fiorellino nero e ho messo uno strass rosso. La seconda nail art è questa invece. Ho preso le unghie che avevano appunto la French, ho attaccato sopra uno stickers nero e ho messo un brillantino al lato dell'unghia. Non so se lo vedete, comunque qua c'è un brillantino argentato, quindi una cosa molto semplice, diciamo delicata. Ecco, ho fatto queste due nail art, adesso passiamo alle unghie finte e ve le faccio vedere tutte. Ho questo set di unghie che ho preso su Amazon per un prezzo direi ridicolo, perché se non ricordo male le ho pagate 2,90 euro tutte queste unghie, quindi veramente una cosa eccezionale come prezzo. Adesso le vado ad aprire insieme a voi così ve le faccio vedere una per una. Io sinceramente queste non so quando potrei mai indossarle perché non mi piacciono e perché sono veramente troppo strane. Queste ad esempio sono azzurre, hanno sopra una specie di personaggio che magari boh, sarà anche famoso, io non lo so. Comunque mi sembrano proprio da bambina, insomma non mi piacciono proprio, quindi queste sicuramente non me le vedrete mai sull'unghia, sul dito. Poi ci sono queste che magari sono un po' meno peggio, però non rispecchiano comunque i miei gusti. Sono rosa trasparenti e hanno queste linee così un po' sull'azzurro, un po' trasversali, però non sono secondo me un granché. Poi ci sono queste che hanno la French glitterata azzurra, che potrebbe anche essere carina, però con questo rosa, con questi quadretti, sinceramente non mi piacciono granché. E l'ultima che non mi piace è questa, sono gialle e hanno una French argentata, però sono veramente secondo me plasticose queste, quindi proprio non mi piacciono. Adesso invece vi mostro quelle che mi piacciono di più e che penso che potrei indossare. Parto con queste che sono rosse e hanno una rosa bianca disegnata sopra. Quindi queste sono decisamente più carine, più fini, più eleganti e penso che potrei sicuramente indossarle. Queste sono molto molto semplici, però secondo me possono essere arricchite con una nail art, quindi non escludo di indossarle. Sono un color pesca e hanno una French rosa glitterata. Queste sono un po' più fini, secondo me, magari abbellite con un brillantino rosso, con qualcosa del genere, possono essere carine, insomma. Poi queste che sono assolutamente naturali perché sono rosa trasparenti, quindi su queste ci si può sbizzarrire creando delle nail art, quindi queste sicuramente essendo così neutre si possono utilizzare come meglio volete. Poi vi faccio vedere queste che sono un po' strane in realtà, però non mi dispiacciono comunque, hanno lo sfondo bianco e un disegno sul marrone sopra. Secondo me queste hanno un loro elemento di raffinatezza, sono molto particolari, ci vuole sicuramente l'occasione giusta, però tuttavia non le escluderei a priori, ecco. Penso che in qualche occasione potrei anche indossarle. Poi vi faccio vedere queste che mi piacciono molto, soprattutto in previsione del Natale che si avvicina, perché hanno lo sfondo nero e le stelline argentate. Quindi secondo me queste, appunto, soprattutto per le feste o anche per una serata, magari in discoteca, insomma, una serata da qualche parte, una serata speciale, insomma, possono essere carine, secondo me.
Poi vi faccio vedere queste che mi piacciono, ma credo che non avrò mai l'occasione di indossarle perché sono leopardate, sono veramente particolari queste, però devo dire che non mi dispiacciono affatto. Io non so, forse a carnevale le potrei indossare perché non mi vengono in mente delle occasioni in cui potrei mettermi delle unghie leopardate, però ripeto, tuttavia, nonostante la loro eccentricità, non mi dispiacciono per niente. Poi vi faccio vedere queste che sono molto molto naturali perché hanno lo sfondo rosa e dei cuoricini bianchi disegnati sopra. Queste le immagino magari con qualche brillantino rosso sparso qua e là sull'unghia per creare un po' di luce, però queste non mi dispiacciono, secondo me sono fini. E poi vi faccio vedere delle unghie che credo non metterò mai, ma sono veramente strane, quindi meritano di essere mostrate, che sono queste, che hanno lo sfondo rosa, la French glitterata e delle perline attaccate sopra in rilievo. Quindi queste perline che voi vedete sono proprio in rilievo. Io credo che queste unghie siano difficili da portare, soprattutto perché si impigliano probabilmente a qualsiasi cosa voi abbiate indosso, quindi sicuramente sono noiosissime da portare, però bisogna ammettere che sono particolari, quindi se ci fosse un'occasione proprio particolarissima, che adesso non mi viene in mente, ma magari nella vita capita, queste potrebbero, insomma, sicuramente attirare l'attenzione e creare un elemento anche di discorso e di discussione, perché sono veramente strane, però insomma volevo farvele vedere proprio perché sono così strane. Adesso vi faccio vedere invece le unghie che ho scelto personalmente, quindi che ho acquistato non perché c'era uno stock, ma perché sono proprio andata a scegliermele singolarmente. Queste volevo farvi vedere, che sono secondo me molto molto eleganti perché hanno appunto la l'unghia rosa e poi hanno questa French con questo disegno, con questo motivo nero e bianco, e queste secondo me sono davvero molto molto belle, molto fini, insomma mi piacevano molto, penso che le indosserò a breve, e sono queste. Vabbè, queste ve le faccio vedere velocemente perché sono semplicemente unghie trasparenti con la French, che sono quelle che sto indossando adesso. Io adesso indosso queste e come vedete le ho appunto abbellite con una nail art, quindi queste le prendo di solito quando ho in mente di fare una nail art. Come vi dicevo, io le unghie finte ho cominciato a utilizzarle più che altro ultimamente perché ho avuto appunto questo piccolo problema, altrimenti le ho sempre usate pochissimo, però insomma, visto che ho avuto questo problema e che le sto utilizzando, ho anche pensato di scegliermi qualche unghia che potesse essere un po' carina. Queste anche mi piacevano molto perché hanno l'unghia bianca e poi hanno la farfalla disegnata sopra. Quindi queste secondo me sono di nuovo molto molto carine. Come vedete, hanno questa French con la farfalla nera e un motivo vicino che appunto va ad abbellire l'unghia. Queste secondo me erano molto fini, molto eleganti, insomma mi piacevano. Poi vi faccio vedere di nuovo delle unghie con una French. Questa volta abbiamo l'unghia sul rosato e questa French con il fiore nero tutto brillantato. E anche queste le trovavo veramente molto eleganti, molto belle. Poi voi provate ad immaginarle sulle dita, quindi sicuramente viste nella scatola magari possono fare un effetto diverso, ma sulla mano sono sicura che poi andranno veramente a fare la loro bella figura. Ho preso poi queste che sono bianche con una French azzurra con un fiore bianco disegnato sopra. E anche queste io le trovo veramente molto fini, mi piacevano tantissimo. Queste penso che le indosserò a breve, appena toglierò quelle che ho adesso, che sono queste. Penso che le prossime che andrò a indossare saranno queste, perché sono quelle che preferisco, che mi piacciono di più. Poi ovviamente se le indosso magari ve le faccio vedere sulle mani, così vi potete fare un'idea un po' più precisa di come possono andare a stare. Poi vi faccio vedere queste che sono molto semplici, sono Bordeaux, quindi sono semplicemente unghie colorate di rosso, però insomma anche queste sono un pochino più da tutti i giorni, un pochino più adatte da mettere appunto per qualsiasi tipo di occasione perché sono semplicemente unghie rosse e mi sembrava appunto il caso di prenderle per quelle occasioni appunto da tutti i giorni. Stessa cosa vale per queste,
che sono di nuovo unghie rosse. Queste sono comode perché hanno anche questa specie di maniglietta, quindi potete provarvela, misurarvi l'unghia, limarla, insomma, senza fare troppa fatica, perché potete tenerla qua, poi questa si stacca con molta facilità, le ho già utilizzate. E queste sono rosse, ma un pochino più chiare rispetto a quelle di prima. Poi vi faccio vedere queste, che hanno anche queste una French molto particolare perché ha dei toni blu, rossi e argentati, glitterati. L'unghia è bianca, poi c'è questa nail art. Anche queste mi sembravano molto fini, molto carine e ho voluto prenderle. Per ultime vi faccio vedere quelle a tema. Ormai Halloween è passato, però io avevo preso queste unghie dedicate appunto ad Halloween con la strega, poi con la zucca disegnata e con il ragno. Queste le ho trovate di qualità abbastanza scadente in realtà. Andavano bene giusto per la sera di Halloween, perché comunque sono a tema, però la qualità dell'unghia è veramente molto scadente. Si sono staccate praticamente dopo poche ore che le avevo e utilizzando sempre comunque la solita colla. Quindi insomma le ho trovate proprio di bassa qualità. E poi in previsione del Natale ho preso queste. Queste ancora non le ho indossate, ovviamente penso che le indosserò il giorno di Natale. Hanno Babbo Natale, la renna e lo sfondo bianco. Ovviamente queste sono proprio quelle unghie a tema, tanto per fare una cosa diversa e carina. Insomma, certo non si possono indossare tutti i giorni, però per il giorno di Natale, tanto per sorridere un po', insomma, per fare una cosa diversa, mi sembravano a tema e mi sembravano carine, appunto. E queste sono le unghie. Poi, come ultima cosa, vi faccio vedere quelle che io utilizzo per fare le prove di nail art. Quindi io utilizzo queste unghie qua, che si possono ovviamente staccare cioè il loro cerchio, quindi si possono togliere, si possono utilizzare. Sono le unghie da esposizione, queste qui ovviamente, però io ne ho di due tipi. Ho queste che sono appunto utilizzabili singolarmente, perché potete semplicemente toglierle da qua e poi quando l'avete utilizzata potete reinserirla ed è veramente molto molto comodo utilizzarle perché non vi lasciate distrarre dalle altre unghie vicine, quindi potete lavorare tranquille. E sono appunto fatte così, ce ne sono, oddio, io non mi ricordo quante sono, comunque sono tante, insomma, potete fare tutte le nail art, tutti gli esperimenti che volete. E poi come unghie da esposizione ho il ventaglio che è questo. Questo potete utilizzarlo appunto così, se non potete staccarle, dovete utilizzarle tutte insieme. Va bene magari se dovete presentare una tonalità di colori o se volete fare una nail art a tema, ad esempio, non so, tutte le nail art di Natale le potete mettere tutte nello stesso ventaglio in modo da avere poi tutte le nail art a tema insieme. Però insomma non è obbligatorio, io penso che le utilizzerò per nail art diverse perché ovviamente non è il mio lavoro quello della nail art, quindi io non devo presentare le unghie a nessuno, le ho prese per me stessa perché insomma mi piace fare queste cose. Ma non è un lavoro, quindi posso, insomma, mi sento libera di fare come voglio, diciamo. Fatemi sapere nei commenti se anche voi utilizzate le unghie finte, se per caso avete fatto un video con una nail art o in cui presentate del materiale per unghie piuttosto che unghie finte. Magari fatemelo sapere nei commenti perché io vado a vedere il video molto volentieri. Ecco, queste erano tutte le mie unghie finte, spero di avervi tenuto compagnia per questo, insomma, breve video. Vi do appuntamento alla prossima, mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!